Questa due giorni dell'Aurum a Pescara per parlare di incendi è quanto mai importante. In questo periodo storico è arrivato il gran caldo e c'è questo nuovo progetto, questa piattaforma che riguarda proprio la prevenzione degli incendi. Sì, in realtà è l'evento conclusivo di un percorso iniziato 3 anni fa che si è concluso oggi. Si è conclusa capitalizzando un'esperienza in ambito di protezione civile e approfitto per ringraziare tutti gli operatori di protezione civile che operano sul nostro territorio, i vigili urbani, tutti coloro che si sono adoperati per far sì che il territorio sia sicuro per le persone, per tutti i cittadini. È importante questo progetto perché non come avviene solitamente, senza voler criticare altri progetti, abbiamo creato un upgrade della sicurezza sul nostro territorio. Abbiamo implementato delle termocamere nella zona della Pineta che in qualche modo aumentano l'attenzione, soprattutto in relazione ai fatti che sono avvenuti lo scorso anno. Abbiamo implementato dei sensori che in qualche modo attenzionano alcuni sottopassi e purtroppo abbiamo avuto anche esperienze in tal senso, e il tutto collegato su una piattaforma che è SDD che praticamente rappresenta la base di circolazione di questo progetto, che prende diciamo in ambito moderno gli alert che vengono in qualche modo attenzionati sui social, perché come è successo l'anno scorso anno, qui siamo nella Pineta, persone che hanno segnalato degli incendi e quant'altro, prende questi alert e li trasmette tramite questa piattaforma alla sala operativa e a tutte le forze che dovranno intervenire per questi interventi sul territorio. Quindi sicuramente sono dei finanziamenti che sono andati a segno, nel senso che hanno creato, non sono stati fini a se stessi, ma hanno creato un upgrade, come dicevo prima, della dotazione strumentale, ma anche del know-how, perché questo è un progetto Interreg che ha scambiato le esperienze che ci sono nei paesi balcanici oltre delle altre regioni. Quindi sicuramente è stato un momento di confronto e di crescita degli operatori.